nei prossimi decenni il tema della medicina sarà senza dubbio la digitalizzazione del vivente. Non solo siamo circondati da diciamo, dati digitali, le nostre vite sociali sono digitalizzate, ma proprio nel profondo del nostro corpo i fenomeni biologici li abbiamo compresi come fenomeni digitali e come tali quindi come fenomeni che possiamo controllare. Pensiamo per esempio alle cellule che adesso siamo in grado di riprogrammare, io posso prendere una cellula della pelle e farne per esempio un altro tipo di tessuto, per esempio un pezzo di fegato, un pezzo di corteccia cerebrale. E pensiamo che cosa significherà per un medico di famiglia, per esempio, pensare di testare un farmaco prima su questi avatar, cioè su queste rappresentazioni del nostro corpo fuori dal corpo, a scopo sia preventivo che naturalmente a scopo curativo, cioè rigenerativo. La vertigine dello sguardo molecolare che sta, diciamo, illuminando la diversità che abbiamo tra di noi è una, diciamo, una vertigine che naturalmente diventa perfettamente integrata e compatibile con, diciamo, la vertigine della digitalizzazione del nostro spazio sociale, perché parlano fondamentalmente la stessa lingua, che è appunto una lingua fondata alla fine sullo stesso codice binario, diciamo, che quindi rende il tutto digitale.